Negli anni 70 esisteva una serie televisiva che si occupava di inchieste sul mondo scientifico. Si chiamava Science Report ed era settimanalmente trasmessa dalla Anglia, un'emittente britannica. Nonostante riscuotesse un grande successo, nel giugno del 1977 venne improvvisamente cancellata dopo la messa in onda di un particolare episodio. Vane furono le proteste dei telespettatori perché non fu mai più trasmessa. A chi domandava il perché di una decisione tanto incoerente anche da un punto di vista commerciale, veniva risposto che la cancellazione era stata decisa da tempo e che l'ultima puntata era stata progettata direttamente come uno scherzo per i telespettatori. Uno scherzo che sarebbe dovuto andare in onda il 1 aprile del 1977, ma che poi, per via di alcuni problemi tecnici, era stata posticipata al mese di giugno. A dimostrazione, indicarono che sui titoli di coda era scritto chiaramente 1 aprile 1977 e che, a differenza degli episodi precedenti, gli scienziati intervistati erano tutti attori. La versione dei fatti venne confermata anche dal team che aveva preso parte all'episodio: gli stessi attori, il regista, lo sceneggiatore. Tutti erano concordi nell'asserire si trattasse di un pesce d'aprile. La burla consisteva nell'aver fatto credere che gli esseri umani si sarebbero estinti nella prima metà del XXI secolo. La causa? Una nuova glaciazione, i cui sintomi premonitori sarebbero stati un aumento dell'attività vulcanica, il susseguirsi di terremoti sempre più devastanti, ondate anomale di calore che avrebbero provocato incendi in ogni nazione del globo, stagioni dagli inverni miti, cui sarebbero seguiti freddi polari, cicloni caraibici sull'Europa centrale, un vero e proprio clima impazzito. Se non fosse che la trasmissione è andata in onda nel 1977, sembrerebbe un documentario che descrive la situazione attuale. E quindi, per quanto possa essere meno uno scherzo, ritengo sia doveroso informarvi del suo contenuto. In vista della fine del mondo, i leader delle superpotenze, Russia e Stati Uniti, segretamente, insieme agli stessi scienziati, avevano ipotizzato tre alternative per salvare se stessi: le alte sfere della finanza, i vertici dei servizi di intelligence, quelli dei militari e, ovviamente, le loro famiglie. La prima consisteva nell'usare armi nucleari sotterranee e sostanze chimiche da immettere nell'atmosfera allo scopo di correggere il clima, in modo tale da riscaldare specifiche aree del pianeta e scongiurarne il congelamento. La seconda ipotesi fu quella di costruire città nel sottosuolo, sia sulla Terra che sulla Luna. La terza, infine, fu quella di dotare Marte di un'atmosfera e costruirvi una città. Scelsero la terza opzione perché ritenuta la più sicura. Il titolo di quello che sarebbe stato l'ultimo episodio di Science Report era infatti Alternative 3, ovvero Alternativa 3. E così, Russia e Stati Uniti realizzarono insieme una base spaziale sulla faccia nascosta della Luna, sulla quale iniziarono a trasferire, con le buone o le cattive, le menti più brillanti fra gli scienziati del pianeta Terra, dove, lontano da occhi indiscreti, realizzarono una flotta di navi spaziali in grado di raggiungere Marte, dotandole di una tecnologia talmente evoluta da sembrare aliena. Nel frattempo, bombardarono Marte tramite testate nucleari. Nel 1961, infatti, si scatenarono apocalittiche tempeste che avvolsero tutto il pianeta rosso, restituendogli l'atmosfera. Il successo dell'esperimento fu verificato da un modulo privo di equipaggio che vi atterrò nel 1964. La telecamera mostrò un cielo azzurro, temperatura di 4 gradi, venti di appena 21 km orari e pressione atmosferica di 707.7 millibar. Ovvero, condizioni perfettamente compatibili con la vita, forse anche troppo, perché si rilevò un qualcosa muoversi appena sotto la superficie del terriccio marziano, come fosse un grande lombrico. L'episodio di Science Report terminava proprio mostrando questa ripresa agli spettatori e dicendo che si presumeva fosse costata la vita del radioastronomo che l'aveva captata, l'inglese Sir William Ballantyne. Morto negli anni 70 in un misterioso incidente stradale, aveva registrato una serie di segnali spaziali dall'andamento intelligente, al punto da ritenere che si trattasse di una comunicazione aliena. Quindi si recò alla NASA, convinto di aver fatto una scoperta sensazionale, e invece, una volta decodificata insieme ai colleghi statunitensi, si rivelò un messaggio audio-video dove l'atterraggio su Marte veniva accompagnato da applausi e commenti in lingua americana e sovietica. Fu allora che, temendo, a ragione, di essere ucciso, decise di inviare il videonastro al direttore di un giornale, Robert Henry, suo vecchio amico, che fu colui che alla fine lo consegnò alla redazione del programma Science Report. Ma come vi ho anticipato, tutto ciò che venne trasmesso fu poi smentito dicendo che si trattava di un pesce d'aprile. Sarà come dicono loro, eppure ho personalmente notato una serie di coincidenze con fatti realmente accaduti che hanno dell'inquietante. La prima: la puntata mostrava l'esito di un'indagine condotta in merito alla sparizione di 400 scienziati, di cui 24 scomparsi nel nulla, e altri morti in circostanze misteriose, fra cui appunto il radioastronomo Ballantyne. Ebbene, non tutti sanno che il fatto è realmente accaduto appena qualche anno dopo.
Oltre 30 persone che lavoravano in una nota ditta inglese di computer morirono in incidenti o suicidi altamente improbabili. E tutte avevano in comune l'aver preso parte alla realizzazione di componenti destinate all'utilizzo spaziale. La seconda coincidenza è visibile a tutti. L'incremento dell'attività vulcanica, i terremoti devastanti. Coincidenze? Può darsi. Come coincidenze sono anche i violenti cicloni sul centro Europa, i giorni estivi nel cuore di un gelido dicembre, la neve in località equatoriali. Coincidenze le incredibili ondate di calore, causa di incendi e malori in tutto il mondo. Coincidenze le miriadi di avvistamenti UFO dentro e fuori l'atmosfera terrestre fino sulla Luna, nella cui faccia nascosta dovrebbe esserci la base spaziale russo-americana. Coincidenze il fatto che nel marzo del 1988 la sonda spaziale Phobos 2, un attimo prima di cessare le comunicazioni, aveva guarda caso trasmesso le immagini di un gigantesco oggetto ellittico dalle estremità appuntite. La forma aerodinamica lo rendeva compatibile con l'ipotesi che si trattasse di un velivolo, alieno o terrestre. Gli scienziati esaminarono febbrilmente ogni fotogramma. Era effettivamente frapposto fra Marte e la sonda. Non era un'illusione ottica, perché la presenza e la consistenza erano le medesime in ogni tipo di ripresa effettuata, compreso quella di infrarossi. E non è tutto, perché la telecamera a rilevazione termica mostrava sull'equatore di Marte linee parallele e perpendicolari fra loro. Un'area di ben 600 km quadrati emetteva calore, delineando complesse strutture di una perfezione geometrica tale da escludere a priori l'ipotesi che si trattasse di fenomeni naturali quali concentrazioni di radioattività o geyser. Gli stessi scienziati dichiararono che quasi certamente si trattava di una città sotterranea. Per essere uno scherzo, l'ultima puntata di Science Report si rivela eccessivamente profetica. Agatha Christie diceva: una coincidenza è una coincidenza. Due coincidenze sono due coincidenze. Ma tre coincidenze sono una prova.